sono domande, delle riflessioni, dei verberi, quindi possiamo andare ad aprire una breve fase, tra virgolette, dibattimentale, e quindi prevedere che chiunque abbia, torno a ripetere una domanda, ad avvicinarsi al tavolo e a parola, approfittando della presenza intanto di Suora Anna, ma anche della esperienza sindacale portata da Francesco Basile. Era un libretto di educazione civica
Io ho un ricordo, come dire, e mi commuove ancora questa cosa, perché credo che la costruzione della società parta di là, e se non si fa in quelle fasce di età non lo si fa più. E noi fummo accompagnati alla lettura di quel libretto di educazione civica con un'attenzione tale che non voglio dire, come dire, lungi da me l'autocelebrazione, l'autoreferenza nel dire io sono un buon cittadino, ma credo che alcuni concetti vengono seminati e restano sedimentati nella testa dell'individuo quando vengono iniettati in certe fasce di età. Se si sfugge, o meglio, se ci si lascia sfuggire quel momento, diventa molto più difficile. Pertanto, siccome il libro è vero che parla di un metodo, ma è un metodo che afferma un principio di libertà, la libertà poi trova le radici anche nell'essere cittadini consapevoli, coscienti, buoni cittadini di una comunità. E credo che la nostra città, parlo da Foggiano, ne abbia particolarmente bisogno, e pertanto mi permetto di chiudere questo pomeriggio proprio facendo un appello accurato a chi ha la responsabilità di docente di fare questo dono ai bambini delle scuole elementari. Magari non sarà più il dono della madre superiore, sarà il dono dell'insegnante, ma è un dono che va fatto perché è un dono all'individuo e alla società. Detto ciò, io chiudo davvero questo pomeriggio ringraziandovi tutti per essere intervenuti, scusandomi personalmente con chi è rimasto in piedi almeno nella fase iniziale, anche se poi in corso opera abbiamo dimostrato che le risorse possono essere allocate in modo più efficace ed efficiente, visto che poi da qualche defezione in corso d'opera qualcuno ha trovato posto. Ancora grazie per aver partecipato a questa giornata e buon pomeriggio. Grazie.